Ragazzi, oggi Marci dovrà sopravvivere contro di noi per 24 ore. Sei pronto, Marci? Oh, oh, oh. Da adesso partono i 20 minuti, ragazzi. Via! Me la sono già fugata. Vai a nasconderti. Allora, ragazzi, ricordiamo che lui può utilizzare la pozione dell'invisibilità o la magia dell'invisibilità, chiamatela come volete. Però potrà togliere ogni tanto. Noi avremo 24 ore, cioè 20 minuti di Minecraft per cercarlo, per far saltarinare tutta quanta la casa. E le mie armi di oggi sono il Grim Reaper e il PD. Allora, Marci, sei già nascosto? Sì. Dove sei? Sono dentro casa. Vabbè, allora, che sei dentro casa, più o meno abbiamo deciso di rimanere comunque nella zona, al massimo fino all'albero, la zona dei villager, là in fondo. Ma sei dentro casa... allora, ok, io conosco casa mia, ragazzi, perfettamente. Quindi, dobbiamo cercare di capire un attimino dove potrebbe essere. Ovviamente il suo nome è oscurato, lui ogni tanto farà invisibilità o meno. Però, allora, facciamo così... sono già passato per caso vicino a te in questo momento? Non ti ho mai visto, io non ho ancora usato l'invisibilità. Non hai ancora usato l'invisibilità? No. Davvero? Allora, ok, allora, se vuoi puoi dirmi più o meno in quale rango della casa sei, in quale zona riesci a dirmi. Credo di essere in alto, credo. In alto. Ok, allora, facciamo una cosa. Visto che già l'altra volta anche tu hai fatto un po' esplodere tutta quanta casa mia, io direi facciamo... Perché non si griffa tutta quanta casa? Per quale arcano motivo non si distrugge tutto? Vediamo se questa volta funziona. No, non si distrugge niente. Ma perché in sta casa non si distrugge nulla? Vabbè, abbiamo deciso di prendere la TNT piuttosto che utilizzare il rocket. Vediamo se con la TNT... ora dovrebbe funzionare. Ok, funziona... quanto sento un rumore di spari. Dove sei, Marci? Sono già passati più o meno 2-3 minuti. Vediamo se ti vedo già. Sì. Da ma io sentivo spari dall'alto. Quindi sei seriamente in questa zona qua in alto di dalla casa. Ma dove sei? Ciao, Marci. Ehi, Marci, come ci sei arrivato là in alto? Scusami. Ah, aspetta, sei passato da di qua. Andiamo di qua. Perché di qua, dietro al quadro, c'è un passaggio segreto che ti porta in alto. Dove? Ah, ora ti sei messo l'invisibilità, Allora, facciamo una cosa. Guarda da dove è passato! Ha distrutto tutto quanto, quindi sei per forza qua in zona. Mi dovresti vedere, Sei in casa, Marci? Io tanto metterò... Come sei giù? Ma tu devi smetterla di fare questi passaggi... Da dove? Non vedo dove mi colpisci. No, te lo giuro, non si vedeva niente. Allora, vedo l'infiltrator, l'ho visto. Vieni qua, vieni. No, devo ricaricare il devo caricare tutto quanto. Vediamo se qua in zona. Facciamo così, facciamo un giro tondo per vedere se riesco a colpirti. Sei entrato in casa? Sei qua. Tu mi starei guardando, tu mi starei trollando come un matto in questo momento. Non capisco da dove mi spara. Forse in alto. Allora, calma. Non sto capendo. Meno male che è ancora giorno, perché sennò qua è un casino. Ma tu stai spaccando ancora vetro. Ma guarda, l'ho visto che è caduto di là. Quindi se sei caduto vuol dire che sei lì tipo più o meno. Ti ho colpito? No. Ancora niente. Questo nascondino in 24 ore sarà un disastro. Io lo so già. Allora, sentiamo se fiutiamo qualche odore di marci. Sei entrato in casa! Sei entrato in casa, ti ho sentito! Sei da qualche parte qua in giro. Allora, facciamo... Ho sentito altre porte aprirsi. Allora, facciamo una... Ma tu mi stai trollando un sacco, Marci! No! Guarda! Mi stai trollando un sacco! Dove sei, schifoso? Dove sei? Togliti lì! No! L'ho fatto fuori! Ma Marci, ma sei durato pochissimo. Allora, facciamo una cosa. Ma non sarei dovuto morire. Beh, anche tu sei durato meno di me. Ok, ok, ma infatti quello che sto dicendo io è... Io, comunque, ho avuto un'opportunità per ritornare. Tre ne hai avute. No, in realtà due, perché in una hai fatto saltare in aria tutta quanta la casa. Ne hai avute tre. Ricordiamo cosa è successo, per favore, nell'altro video, che hai fatto saltare in aria tutta quanta la mia vecchia casa. Va bene, vabbè, adesso gioco serio. Ok, va bene. Allora, nasconditi. Ah, si è già messo in invisibilità. Va bene. Allora so già che sei più o meno in questa zona qua. Ah, sei là, ma sei là. Guarda che mi fai fuori. Aspetta che devo scappare anche io, se no qua mi fai fuori tutta quanta la vita. Andiamo di qua. Però io dovrei venire a cercare te. Sta calando anche la notte. Quindi quante vite hai ancora? Dove sei? Ma non ti vedo! Ma dove... Ok, vedo più o meno un infiltrator. No, Marcino! Questa cosa qua io non l'ho capita, come tu abbia fatto a uccidermi, perché non capivo niente. Vedevo solo un infiltrator muoversi e non sapevo neanche dove colpirti. Dove sei andato adesso? Sei in casa?
Marci? Sì, sì, in casa. Sei in casa? Sì. Io non ci credo. Allora, facciamo così. Per essere sicuri che tu non sia in questa zona qua della casa, facciamo saltare in aria tutta quanta la zona dell'end. Quindi dove magari lasciavo sempre i drop del mio end, distruggiamo un po' tutto quanto. Quindi qua non ci sei, perché sennò avresti preso danno e io l'avrei sentito. Va bene, in più magari lanciamo qualche rocket qua e là, giusto per essere sicuri. Ma dove sei? Più o meno dici la zona, perché dopo fuori per casa. Fuori casa? Sì. Fuori casa, io devo piazzare dei blocchi. Ho appena piazzato una TNT. Come piazzato una TNT? Dove... Ah, l'hai trovata da me prima che sono morto. Quindi, hai piazzato una TNT. Là ce n'è una piazzata. Sì, ma fuori casa dove? Sei qua. Ti ho sentito. Marci, va ti bene. Ho sentito. Hai premuto hai premuto una pressure plate. L'unica pressure plate che c'è qua è quella. Ti ho sentito molto bene. Fatti vedere, dai, se hai il coraggio. Dove sei? Marci, già notte, dove sei? In realtà sto cercando del ferro. Del ferro? Ecco, trovato. Allora vuol dire che sei nella zona del magazzino, sei. Sei giù al magazzino, quindi. Ok, allora scendiamo. Sparo là. No, vediamo se magari sei qua vicino. Se sei qua al magazzino, apri qualche cesta, allora. Se hai il coraggio, magari sei qua. Perché qua aperta. C'è la zona di minerali. Però aperta. No, l'hai questa. Aperta davvero? Eh sì. ma io non l'ho sentito. Prova a rifarla ancora. Lo sto facendo. Dove cavolo sei a prendere il ferro, allora? Se non sei al magazzino. Ti ho visto, sei qua in giro. Sei qua in giro. Sei da qualche parte qua. Sei da qualche parte qua. Allora, il metodo migliore è questo. Dove sei? Dove sei? Sei qua in zona per forza. Spariamo qualche rocket a caso, per favore. Come faccio a trovarti? Sei sempre invisibile. Hai aperto un'altra chest. No, ho aperto una porta e sono scappato. Sei da qualche parte qua in giro. Facciamo saltare. No, sei uscito, hai chiuso la porta. Ti ho visto. Dove sei? È bellissimo. No, Marci, cerca della gravel. Ma come della gravel? Allora sei tornato giù al magazzino. No, devo trovarti. Devo assolutamente trovarti. Ma tutti i miei libri per terra ci sono, poveri. Allora. La troverò secondo te questa gravel? Dipende dove sei. Perché io so dov'è la gravel nel mio mondo della vanilla. Tu non lo sai. Allora, facciamo una cosa per essere sicuri. Spariamo tutti quanti i rocket qua dentro. Così se lo colpiamo si vede. Non perché mi ricordavo fosse così difficile farmare la gravel. Ma come stai farmando la gravel? Vuol dire che sei fuori dalla mappa. Ok, ho trovato del ferro. Il ferro che avevi tanto bisogno l'ho trovato. Ma devo venire a trovarti io. Allora, però stai usando un po' troppo l'invisibilità. Potremmo dirlo. No, io sono invisibile. Come non sei invisibile? Dove sei allora a farmare la gravel? Ma è lì per caso lei, signor Marci? Signor Marci? Signor Marci si trova nella zona del fake lino? Marci ha preso l'effetto di invisibilità e sta sparando con l'infiltrator. Da dove? Eccoti! Ti ho visto! No, ti ho missato. Ah, sei messa ancora in invisibilità. Ok, quindi adesso sei nella zona dei villager in piena notte. Va bene. No, è partita la TNT qua. Io ero venuto qua perché avevo perso un sacco di TNT. In realtà è partita da sola con la lava. E quindi dove è esplosa questa TNT? Credo che tu possa venire a vederlo. Vieni dove? Davanti a te, vieni davanti, vieni. Quindi tu mi vedi, ma io devo farti davanti, fuori. Vai a sinistra, vai a sinistra. A sinistra. Beh, sì, dove? Dietro adesso, dietro. Ma dove? Ma cosa stai davanti dicendo? Davanti a te, ma davanti. Ma cosa hai te, combinato al mio mondo? Ma dove? Quindi sei qua in zona? Beh, sì. Fatti sentire un attimino, si faccia sentire un attimo. Ma cacchio, mi sta beccando lo zombie. Non ti preoccupare, li ho tolti io. Ma qua perché c'è del... Ti sento. Ma qua c'è un infiltrator! Ma c'è... No! Marci? Ehi? Dove sei? Eccolo! Vabbè, no! Dai, col razzo no! Però mi sono fatto vedere troppo, potevo stare nascosto. Ma io ti avevo visto con l'infiltrator, ti stavi cambiando il comando probabilmente. No, vabbè. Semplicemente ti stavo sparando. Allora, ci sta, non sei sopravvissuto, però non so se hai vinto te a livello di sopravvivenza. Dovrebbero dircelo loro, tu cosa ne pensi? Chi è che ha vinto a livello di sopravvivenza nelle 24 ore? Io. Perché tu? Perché ti ho ucciso subito in realtà. Tanto, anche adesso ti ho trollato.
mollato un sacco. Ah, vabbè, vabbè. Allora facciamo così. Decidete voi qua sotto nei commenti, ragazzi, qua sotto oppure qua davanti trovate un sacco di video che potete scegliere. Sceglietene uno, mi raccomando, e passate al canale del buon Marci, che è comunque qua sotto in descrizione. Io vi invito a lasciare un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo in un prossimo video. Da Marco è tutto, iscrivetevi al canale rosso. Ciao! Bella!